Come penso tutti sanno, l'assistenza sanitaria non è compito dei comuni, anzi, i comuni non dovrebbero neanche interferire con l'ATS. D'altra parte, però, nei nostri territori non sono ambitissimi, non si fa a pugni per venire a lavorare nei nostri paesi. Di conseguenza, abbiamo pensato a una soluzione che potesse essere d'aiuto ai medici che venivano a lavorare nel nostro territorio e anche ai cittadini. Per cui, con un grosso sforzo e con l'appoggio della comunità montana, abbiamo trovato delle risorse che potessero essere impiegate per un amministrativo che fosse di supporto da un lato al medico e dall'altro lato fosse un aiuto ai cittadini per imparare a usare i sistemi informatici, per le prenotazioni delle visite, per gli appuntamenti e così via. E questo è iniziato lo scorso anno. Lo scorso anno pensavamo fosse un primo passo per imparare a conoscere il territorio e a applicare poi quello che noi avevamo in programma di fare. In effetti abbiamo individuato una figura, il dottor Presepio, il quale è venuto e ha svolto sul territorio il suo lavoro. L'Altavalle ne ha sempre avuti tre. Adesso eravamo arrivati a due con uno supporto di questo genere. Purtroppo però da praticamente giugno una situazione è sempre stata una situazione così molto incerta, non si capiva il medico cosa volesse fare, aveva dato delle dimissioni che poi ha ritirato. Per cui ci siamo trovati più volte a doverci confrontare sia con lui che con l'ATS e così via. Come risultato, però, attualmente il medico svolge l'ambulatorio in un unico paese e sostiene che vuole essere supportato da una figura amministrativa che lo aiuti in questo compito, lasciando perdere gli altri comuni. Ecco perché abbiamo deciso di preparare una lettera che verrà mandata al dottore, ma che vogliamo pubblicizzare, nella quale vengono inseriti tutti i vari passaggi, e in questa lettera teniamo a precisare che il servizio viene messo a disposizione del medico qualora quest'ultimo garantisca l'apertura di almeno un ambulatorio per ogni comune. Questo perché sia gli amministratori locali che i rispettivi cittadini che vedono destinare risorse pubbliche a un servizio che viene usufruito da una persona, si aspettano che questa persona garantisca almeno il servizio su tutti e quattro i comuni. È chiaro che il medico è libero di mantenere l'apertura di un solo ambulatorio per ambito, così come altri medici hanno fatto sullo stesso territorio. Ma a quel punto non può aspettarsi che i comuni mettano a sua disposizione un servizio per ritrovarsi con gli ambulatori chiusi. In sintesi, qualora il medico decida di avvalersi del servizio del supporto amministrativo erogato dai comuni, è tenuto a garantire ai comuni l'apertura degli ambulatori, comunicando agli enti i giorni e gli orari per approvazione. Di contro, non può di certo pretendere di utilizzare i soldi dei contribuenti senza svolgere un servizio nei confronti degli stessi. Queste sono le motivazioni e il tutto è ben indicato nella lettera che è stata spedita al dottor Presepio e della quale tutti i cittadini possono prendere visione.